Fiat 126, prodotta dal 1972 al 2000, è forse un mito al pari della straordinaria 500. Disegnata da Sergio Sartorelli, è l'ultima Fiat a sfruttare il layout motore posteriore, trazione posteriore. Il motore all'inizio lo eredita dalla 500, ma gli interni sono totalmente inediti, così come la forma, derivata dal prototipo City Taxi. Negli anni la cilindrata un pochino aumenta, ma niente di straordinario, almeno fino all'arrivo della 126 bis. Con lei arriva il mitico motore a soglia e raffreddamento ad acqua. 0-100 in 33 secondi e velocità di punta poco sopra i 110 km all'ora. Beh, in fondo è una city car, non mi serve per correre. Ha ispirato modelli particolari come la 126 Jungla Savio o la 126 Minimax, che se l'andava a giocare con la britannica Minimoog. Non dimentichiamo la cosa fondamentale, però: la 126 è stata un simbolo di libertà, movimento, emancipazione per un sacco di italiani. Scommetto che anche molti di voi almeno una volta un giro ce l'hanno fatto, vero?